Benvenuti alla Sintours Energia Turistica, siamo un'azienda che si occupa di marketing turistico, turismo territoriale, viaggi e turismo in genere. Siamo operativi dal 2002, in Sardex da 4-5 anni, quasi fra i primi 100 soci credo. Abbiamo sposato quasi da subito la filosofia di Sardex con diciamo il proposito di mettere a sistema le forze, le competenze e soprattutto le necessità di un tessuto produttivo isolano, cogliendo le opportunità di autofinanziamento offerte dal circuito per aumentare le opportunità di business per le aziende associate. Diciamo che la perplessità iniziale è stata quasi subito superata dal convincimento che con lo scambio commerciale fra aziende di uno stesso territorio si potessero superare quei problemi di tipo economico-finanziario, molte volte anche di capacità di investimento per quei beni, quegli investimenti di cui le aziende hanno bisogno. Quindi adesso compriamo e vendiamo in Sardex con molto piacere. Se dovessi definire Sardex con un aggettivo, lo definirei sardo. Qualche piccola difficoltà a spendere in Sardex, legata soprattutto alla tipologia del nostro lavoro. Noi solitamente acquistiamo servizi e prodotti da aziende turistiche, vettori, tour operator nazionali che non aderiscono al circuito Sardex. L'opportunità invece di acquistare in Sardex la troviamo all'interno del circuito con soprattutto con materiale di consumo, cancelleria, strumenti e ultimamente abbiamo anche fatto qualcosa a livello di ristrutturazione in altre sedi, non in questa sede principale, quindi abbiamo già un programma di spesa per diverse migliaia di Sardex per attività di ristrutturazione, quindi non prodotti o servizi prettamente legati al nostro settore produttivo, ma settore dell'edilizia che comunque ci consente di riammodernare locali e intervenire a livello strutturale. Il vantaggio principale, oltre che l'aspetto finanziario, il vantaggio principale di partecipare al circuito è proprio quello di acquisire nuovi clienti. I servizi e i prodotti turistici che abbiamo venduto all'interno del circuito l'abbiamo fatto con clienti nuovi, non li avremmo avuti se non partecipando al circuito Sardex. In questo periodo stiamo affrontando con gli stakeholder territoriali i problemi della sostenibilità turistica. Fra gli argomenti si parla anche di sostenibilità sociale e imprenditoriale. Il circuito Sardex è un esempio pratico, evidente, di un'economia che funziona in un circuito di imprenditori sardi, autoalimentando anche uno sviluppo di piccole e medie aziende che in questo periodo hanno bisogno di visibilità e di aumentare la loro produttività a costi sempre più proponibili. Cosa mi aspetto da Sardex? Una più ampia scelta fra fornitori e quindi fra associati, un supporto commerciale magari nel settore specifico del turismo. L'ideale sarebbe ad esempio che anche il cliente finale, quindi anche il turista, potesse spendere in Sardex. Mi piacerebbe che Sardex potesse fare ad esempio gli accordi con i vettori marittimi e aerei per l'acquisto della biglietteria in Sardex.
Per il resto è difficile fare delle previsioni anche a livello di aspettative, perché purtroppo stiamo vivendo un periodo particolarmente difficile per tutti, quindi euro o Sardex, le difficoltà di un mercato in crisi rimangono. Le opportunità per il tessuto imprenditoriale sono insite nella filosofia del circuito, perché stiamo alimentando un'economia interna, capillarmente distribuita in tutto il territorio regionale, con uno scambio di prodotti e servizi fra imprese sarde. E cosa mi aspetto dal circuito? Cosa mi aspetto da noi? Perché alla fine il circuito siamo noi.